E siamo ancora qui nel TG Tour, cari amici telespettatori che state oltre l'obiettivo della telecamera, ma sempre qui dentro i nostri cuori. Vi ringrazio veramente di cuore per tutti gli attestati di simpatia che avete dimostrato, insomma, nel web, Facebook, Twitter, YouTube, siamo un pochino dovunque, ma soprattutto nel nostro network di riferimento al canale 111 Teleregione Sardegna con il direttore Paul De Santi. Ricordate, il telecomando in mano. 3 volte 1, 1, 1, 1, Teleregione Sardegna, TG Tour, la notizia che va per strada e che va incontro al cittadino comune. Oggi apriamo subito con le notizie locali perché purtroppo è venuto a mancare il professor dottor Roberto Coroneo, preside emerito della Facoltà di Lettere di Cagliari, così che una notizia triste, ma anche gli altre non è che siano molto più allegre. Gli operai dell'Alcoa non si arrendono, incontro col Ministro, nonostante gli ultimi svolgimenti legati alle trattative con l'azienda, quindi sciopero degli operai da venerdì e ancora sciopero per i taxisti in vista delle ultime decisioni del governo Monti. Tra l'altro la benzina distribuzione è libera per tamponare i problemi legati al costo. L'argomento principale di oggi, sapete che ogni giorno noi trattiamo un argomento in particolare per approfondire, lo tratterò col mio esimio collega professor Pini. Benvenuto professore, eccoci qua. Buongiorno Sardegna. Oggi conduciamo in due, caro professore. Complimenti per la cravatta, siamo entrambi rosso blu. Ci sarà una ragione, giusto, caro professor Pini? Siamo grandi amanti del Cagliari, soprattutto della nostra Sardegna. Perfetto. Professore, il problema che oggi andiamo a toccare, per questo che l'ho convocata, perché è un problema molto molto delicato, bisogna trattarlo con grande riguardo, è il problema delle etnie rom, degli zingari, detti così zingari. Perché uso questo termine, professore? Per ricordare alla gente che il termine zingaro proviene da una parola greca che significa intoccabili. Pensate voi l'evoluzione di questo termine. Gli zingari in Italia sono tanti, sono diverse migliaia. In Sardegna ce ne sono, qua a Cagliari ce ne sono un po' dislocati dovunque, ma la situazione di quelli cagliaritani è abbastanza carente, giusto professor Pini? Sì, certamente è pessima. Noi, anche perché abbiamo fatto proprio un servizio con Marcello Polastri, e soprattutto le condizioni sono di degrado, di abbandono. Sono circa 150 zingari che sono proprio nella statale 554, ma sono soprattutto certamente messi in condizioni tali che potremo vedere dal servizio, anche perché poi dopo lo possiamo già preannunciare, caro Antonio, Pantegane, insomma, e soprattutto bambini che veramente girano in questo campo zingari, soprattutto a piedi nudi. C'è veramente grande spazzatura, immondizia, c'è di tutto. Voi non ci crederete, ma proprio per divulgare questo messaggio, per far vedere che queste cose esistono oggi, proprio all'inizio del 2013, quindi nel terzo millennio, dopo 2500 anni di civiltà, esistono ancora queste cose, il nostro collega Marcello Polastri ha realizzato uno splendido servizio e ha intervistato anche chi, caro professore? Sì, ha intervistato il presidente della Commissione Politiche Sociali, Fabrizio Rodì. Marcello, a te il servizio. Il cuore rallenta, la testa cammina, in quel pozzo di piscio e cemento, a quel campo strappato dal vento, a forza di essere vento. Porto il nome di tutti i battesimi, ogni nome e il sigillo. Le poche immagini che avete visto sono un poco drammatiche, sanno di degrado urbano, di fumi, quelli che vengono accesi per l'appunto dai rom. Per approfondire questo argomento, che verrà in maggior modo approfondito nell'ambito di un successivo speciale, abbiamo invitato il presidente della Commissione alle politiche sociali, Fabrizio Rodin. Come state intervenendo di fronte a questa emergenza, ammesso che sia un'emergenza quella di un campo rom un po' degradato? Importante è capire la genesi di questo campo rom che, come tutti sanno, è sulla statale 554 nel territorio del comune di Cagliari. Il campo rom nasce nel 95 come un campo di transito, quindi coloro i quali venivano a Cagliari di popolazione rom potevano stare per un lasso ben determinato di tempo per poi andare via.
Di fatto oggi questo non è più un campo rom, a 16 anni e passa dalla sua istituzione, di fatto è un campo dove le persone nascono e crescono, ci sono persone che sono assolutamente da tanti e tanti anni in questo campo. È evidente quindi che un campo che nasce con determinate caratteristiche per il transito e basta, debba poi cambiare le sue particolarità. I figli cadevano dal calendario, Jugoslavia, Polonia, Ungheria, i soldati prendevano tutto. No, giusto. Per noi non è immondezia, per voi sì. Voi pensate che immondezia, che roba vedete così sparsa in giro, per noi è lavoro. No, è molto importante che i giornalisti e non solo, che tutti i cittadini vedano di che cosa si tratta, perché di fatto oggi quella struttura è un ghetto, cioè devi andare esattamente lì, non puoi passare per sbaglio. Che cosa è capitato di vedere? Topi grandi quanto dei coniglietti, dei cumuli di rifiuti enormi, tra l'altro anche molti molti rifiuti speciali, c'è un cumulo di più di 4 metri di rifiuti speciali. È una struttura, quella del campo, che non può essere considerata civile, ci sono dei liquami che escono dal sottosuolo, sono acque bianche miste ad acque nere, i bambini corrono scalzi, ci sono fili elettrici scoperti, oltre al fatto che ci sono poi quantità di materiali che io non so neanche definire, evidentemente però bruciati, che però non lasciano per forza tranquilli. Quindi di sicuro è una bomba ecologica, ma anche una bomba di carattere sociale. Ciao Sindaco, noi da te ci aspettiamo tante cose, grandi cose, perché sappiamo che sei giovane, cioè avrai delle idee forse giovani. Quindi quando si farà il campo, forse, non so, di fare sistemare, di vedere per esempio l'anno prossimo le casette già pronte, la sistemazione, le fognature, i bagni, ci aspettiamo grandi cose. Presidente, ma è possibile accontentare tutti i Rom che hanno uno stile di vita, diciamolo chiaramente, insomma, loro è tipico del loro costume, del loro modo di vivere, lo diciamo con la massima sobrietà, e al tempo stesso capire che aumenteranno come numero di popolazione. Ecco, Cagliari può affrontare questa vera e propria emergenza? Siamo nel 2012 e io vorrei che non vedessimo più questi campi con tutta questa gente che di fatto è confinata lì dentro. Non penso che ci siano, anzi sono sicuro dal fatto che non ci sono dei problemi che ostano da parte della comunità Rom a questa soluzione. È di tutta evidenza che poi bisogna fare i conti con le risorse a disposizione. Il Comune di Cagliari ha 250 milioni di euro di spese correnti. Solo nel 2012, tra le manovre Berlusconi e quella di Monti, sono stati tagliati circa 40 milioni di euro, giusto per capire, 40 milioni di euro è tra l'altro l'importo delle politiche sociali, quindi come se in un anno fossero mancati tutti i soldi per le politiche sociali al Comune di Cagliari. È ovvio che l'amministrazione deve fare bene i conti con le risorse, tenendo in debito conto il fatto che non c'è solo questa emergenza nel Comune di Cagliari, ma purtroppo sono tante e aumentano. Ci mettono in una situazione diversa, migliore da questa, la paghiamo sia l'acqua che la luce. Ecco, questo volevo così sapere. Non ci sono meno sprechi di corrente. Però se viviamo in questa baraccopoli così, chi la paga la luce e l'acqua? Non si capisce nemmeno dove i servizi igienici, la cucina. Peggio degli animali siamo disumani.
i primi dati degli uffici registrano una crescita di richieste della popolazione cagliaritana in genere del 20%, quindi vediamo che a Cagliari la crisi morde e forse morde anche più che altrove, e su questo il Comune di Cagliari ha una forte preoccupazione e anche un forte impegno nel cercare di mantenere i servizi uguali a quelli dell'anno scorso, pur con 40 milioni di euro in meno. Nell'immediato e quindi in conclusione sul campo Rom, quali saranno i prossimi e imminenti interventi? Stiamo lavorando in accordo con gli uffici della regione, che sono molto disponibili su questo fronte, affinché possiamo innanzitutto mettere in sicurezza questo campo, perché si tratta di una vera e propria emergenza, e su questo siamo impegnati e vedremo nei primi mesi dell'anno le soluzioni che stiamo approntando. Quindi auguri anche alla Commissione alle politiche sociali del Comune di Cagliari, ridiamo la linea al TG Tour. Sono delle scene veramente toccanti, caro Antonio. È verissimo, ed eccoci di nuovo in studio, caro professore. Come ricordavo anche nelle altre puntate, studio si fa per dire, perché ci troviamo qui al mercato di San Benedetto. Noi veniamo incontro alla notizia, ma soprattutto incontro alla gente, che nel frattempo, dietro le telecamere, ci osserva. Professore, lei è curioso di sapere com'è la suddivisione di queste popolazioni zingare? Sì, certamente in Italia. Sono molto incuriosito. Sono dal 2007 quantificate in 200.000 individui. Gli artisti a vario titolo nel corso degli anni si sono occupati ovviamente del problema della etnia Rom. Tra tutti i ceppi di zingari, il meno numeroso in Italia pare che siano i Coracanè, di cui il grande Fabrizio De André parlò. Ma lei si ricorda anche Claudio Logli, che cantava, ho visto anche degli zingari degli zingari felici in Piazza Maggiore, perciò insomma è vero, così. È vero. Questo Piazza grande Maggiore artista faceva sempre parte del titolo, giusto? Non è che fosse benissimo. Certamente. È vero. Però ecco, certamente questa bella canzone, ma soprattutto ho visto degli zingari ancora felici. La condizione però certamente non è che sia molto molto felice. Oh, ed in chiusura, perché ci rimane poco tempo, professore, per i saluti, andiamo a vedere invece chi è felice. Ecco, Casini, Schifani e quant'altri, leggiamo subito, trascorrono, ecco i Ruttelli, quindi proprio trasversali al massimo, trascorrono tranquillamente le loro vacanze alle Maldive, mentre gli zingari continuano felici, giusto, a stare in Piazza Maggiore. Mentre invece ci sono anche altri malcontenti, buste sospette alla sede di Equitalia in Milano. Non è successo niente, fortunatamente, ovviamente siamo vicini anche ai dipendenti dell'Agenzia delle Entrate, non scherziamo, però questo qui è segno, è polso di malcontento, caro professore, in tutta Italia, quindi zingari felici, cittadini un po' meno inquieti, esatto, inquieti. Mentre invece vediamo anche l'ennesimo dramma dell'indebitamento a livello personale, un dramma personale di un benzinaio che si impicca al distributore della benzina, oppresso dai debiti, anziché aprire il suo distributore per motivi economici, si è impiccato al palo del telegrafo. Si ricorda il grande, ho visto mio figlio impiccato al palo del telegrafo. E qui, caro professore, per chiudere, cosa possiamo dire? Salutiamo tutta la nostra cittadinanza, perché noi di cittadini si tratta in quanto andiamo incontro a loro. Ricordiamo, caro professore, il nostro network di riferimento, che sarebbe il 111 111, Teleregione Sardegna, il canale digitale terrestre 111, ma continuate a scriverci come state facendo, perché ci incoraggiate veramente tanto su Facebook. Guardate le puntate giorno per giorno su YouTube. Mi levo anche gli occhiali per salutarvi con grande affetto, caro professor Pini, la ringrazio tanto e ci vediamo, diamo un appuntamento sempre domani qua in Piazza San Benedetto, cioè non in Piazza San Benedetto ma nella piazza del mercato di San Benedetto, proprio fronte alla gigantesco mercato di San Benedetto, di cui sentiamo anche gli effluvi meravigliosi delle cibarie che ci sono dentro. Arrivederci.